Il nome di questa puntata non è sconosciuto, ma trae origine dal titolo di un libro biografico curato da Andrea Lissoni. Gabriele Basilico, nato nel 1944 a Milano, famoso soprattutto per la sua capacità di interpretare il paesaggio urbano, iniziando negli anni 60 come fotografo di reportage sociale. Il suo primo libro è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e già dal titolo stesso si può ben capire lo stile e l'approccio che il fotografo ha nei confronti degli edifici che lo circondano, ritratti di fabbriche. Egli stesso infatti racconta di come quasi per caso gli capitò di osservare l'architettura di Milano con occhi improvvisamente diversi, grazie anche all'aiuto di un'aria tersa. Il suo modo di vedere queste strutture come veri e propri soggetti e non più come contenitori di persone. E tutto ciò gli permette di realizzare le immagini che stiamo vedendo. La sua è una fotografia che possiamo definire d'attesa. Aspetta interi giorni e periodi festivi per immortalare la città, spesso vuota, proprio in quei luoghi che solitamente sono riempiti da folle di lavoratori. Sicuramente la sua laurea in architettura gli ha permesso di vedere con una prospettiva diversa il paesaggio urbano. Basilico vanta di numerosissime mostre fotografiche, sia personali che collettive, esposizioni in gallerie d'arte e musei. Molti sono anche riconoscimenti conferitegli, uno fra i più importanti è quello tenuto nel 2006 a Parigi, l'antologia dedicatagli dalla Maison Européenne de la Photographie. Importante anche citare la sua partecipazione alla 52esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. La luce è diventata l'elemento determinante del mio modo di fotografare e le impone un ruolo nuovo, trasformando l'immagine quotidiana nella sua essenza e contemporaneamente in una descrizione soggettiva. Anche con la prossima puntata continueremo la carrellata di fotografi parlando di un altro fotografo italiano. Ovviamente per non perdervi il prossimo episodio iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo alla prossima puntata sempre alle 13. Ciao! Ciao!